Buona giornata a tutti. Allora, c'è questa petizione partita per far licenziare Varriale dalla Rai, ovviamente petizione partita da molti juventini. Io sono contro queste petizioni perché? Perché primo, sarebbe uno scandalo se si licenziasse qualcuno per una petizione. Secondo, perché si fa passare per martire uno che martire non lo è, uno che è un continuo fomentare odio, aizzare le piazze, soprattutto quella napoletana contro la Juventus e contro lo Juventino. Quindi io sono contro questa petizione, anche perché appunto è ridicola, a mio avviso è ridicola. Bisognerebbe più che altro magari scrivere in massa lettere alla Juventus, da tifosi, ma anche, dato che ci vogliono clienti, come dico sempre, da clienti, dato che noi paghiamo la Juventus, no? Tramite o abbonamenti o gadget o non so, maglie e quant'altro, paghiamo la Juventus, quindi da clienti pretendiamo, diciamo, di essere tutelati. E qua sono d'accordissimo, non c'è nulla da dire, però la petizione, a mio avviso, è ridicola. Fine. Poi, da qua a passare alle dichiarazioni di ovviamente Varriale difeso per la maggior parte da anti-juventini e da napoletani. Poi c'è un video che gira di un signore che avrà 50 anni che è in piazza plebiscito con la maglia della Juve scritto ladri e robe varie. Sì, vai a farlo a Torino, vediamo cosa succede. Poi comunque, detto questo, perché noi facciamo gli esperimenti cosiddetti sociali con maglie nostre, diciamo vicino a tifoserie avversarie, e poi ci dicono che noi provochiamo, però questo non è provocare, no, perché non va sotto la nostra tifoseria. Però se tu fai una cosa del genere in mezzo alla tua tifoseria, poi pubblichi il video in giro, significa che vuoi provocare, però sta anche a testimoniare che non hai le palle, perché lo fai contro, diciamo in mezzo ai tuoi tifosi. Vabbè, tutti sono capaci così, no? Bene, detto questo, torniamo a noi. Poi ci sono i vari Zazzaroni, Pistocchi, Zigliani, questa gente qua che difende ovviamente Varriale. Zazzaroni dice, parlando della petizione, che ripeto non sono d'accordo con questa petizione, dice il web ha dato, diciamo, è una marea di merda, ha detto. La marea di merda però la vedo anche in televisione e vedo anche te, come vedo Varriale, come vedo. Adesso Varriale non lo vedo più, però neanche Pistocchi, perché comunque, insomma, sparare merda sempre, comunque, contro la Juventus, sempre elogiare il Napoli, anche quella cosa lì non dovrebbe essere fatta. Perché tu vieni stipendiato anche da noi tifosi juventini, dato che lavori per la Rai, caro Zazzaroni, come il tuo collega Varriale. Dovreste ricordarvele ste cose, invece di sparare merda sempre contro la Juventus, contro il Juventino sì, aizzare la tifoseria napoletana contro di noi, o le tifoserie anti-juventine contro di noi, e elogiare sempre a dismisura il Napoli, sminuire sempre la Juventus. Perché io so come andrà a finire questo campionato. Dovessimo vincerlo noi, sarà il solito campionato del cazzo, scontato, vinto poi perché abbiamo potere, la nostra famiglia potente come sia la famiglia Agnelli ovviamente, arbitri, VAR, anche col VAR rubiamo e tutte queste cose qua, perché poi passerà sto messaggio qui. Dovesse vincerlo il Napoli, grande Napoli, grande campionato, umiliata la Juventus più forte, la Juventus senza VAR non riesce a vincere. Ecco, questo io vi ho già detto come andrà a finire, nel caso in cui dovessimo vincerlo o dovessimo perderlo. E questo per colpa di chi? Di gente come Zazzaroni, Varriale, Pistocchi, Zigliani. Poi mettici De Laurentiis, Sarri, mettici i tesserati del Napoli, mettici i tifosi ignoranti, che la maggior parte sono di quella tifoseria lì, mettici gli anti-juventini in generale, mettici tante tante cose, perché poi ho letto una anti-juventina acclamata che ha risposto a Varriale e ha detto: io da anti-juventina, vabbè, sana, quello è, lo decide lei, però ha detto: io da anti-juventina non posso far altro che notare la tua faziosità contro la Juventus. E se lo dice un'anti-juventina, un qualcosa vorrà dire, caro Varriale. No, perché io sono contro le petizioni, però sono anche contro quelli che fanno finta di essere giornalisti e quelli che fanno finta di essere super partes, invece sono sempre
ed esclusivamente contro una squadra e una tifoseria e una società. Perché questa è la vera vergogna. La petizione, ripeto, è da condannare, ma ancora più da condannare, ma non da condannare perché è sbagliato, perché è una sciocchezza, tutto lì. Sarebbe giusto invece pretendere il licenziamento di chi non sa fare il proprio lavoro, questo di sicuro. Perché non siete a Napoli Channel, non siete a TV Luna con Alvino, non siete da quelle parti lì. O a Radio Kiss Kiss con Auriemma. No, siete alla Rai, ok? Siete stipendiati anche dagli Juventini. Mettetevelo in testa. Ok? Perché se poi voi criticate quello che dice Zuliani a JTV, che è una televisione, è la televisione ufficiale della Juventus, però è Juventina e si sa, ok? Quindi difende i propri interessi, difende la propria società, magari attaccando anche le altre, ma si sa. E come si sa che, non so, su Milan e Inter Channel attaccano la nostra, come si sa su TV Luna o su quelle trasmissioni campane si attacca la nostra, e vabbè, io non me le guardo, ame, però da una trasmissione come può essere la Rai, come può essere Mediaset, come può essere Sky, che sono tre trasmissioni alla fine che io considero entrambe, tutte e tre nazionali, io non posso leggere, sentire e vedere certe cose. Fine. Perché se voi vi scandalizzate per una petizione, beh, noi ci scandalizziamo il triplo, ma neanche scandalizzarsi, perché ormai vi conosciamo, però diciamo che è un po' ipocrita scandalizzarsi per una petizione quando in TV o su Twitter, ok, ci scrivono certe puttanate, perché se poi anche Mazzocchi prende le distanze da quello che scrive Variale, questo è tutto dire, va bene? Perfetto. Ci sono due telecronisti che rispetto, che sono della Lazio e della Roma. Sono Cucchi, che adesso non fa più il telecronista, però è sempre stato obiettivissimo e replice. Per il resto sono tutti, come direbbero a Napoli, una monnezza. Buona giornata a tutti, sempre fino alla fine Forza Juventus, però, ripeto, sono contro la petizione. Però che poi mi facciano la morale quelli che ci buttano, ci sparano merda ogni cazzo di giorno, sinceramente. Dai, silenzio e andate a fare in culo.